Devi andartene! Kira! Volevi che fossimo spazzati via? Io spazzerò via voi! Vicino. Stiamo in guardia. Kira! Dove sei? Kira! Alziamo la posta ora. Vuoi avere le mani sporche di sangue reale? Eivor! Non è una forza che puoi controllare, Kira! Ti consumerà! Così sia! In nome del cielo! Yeah!
Dio ci salvi! Adesso basta, Kira! Arrenditi! Non sei che un razziatore! Vuoto dentro! Mi parli di onore! Ma dov'è il tuo? Lo sai! Con Varid? Suo figlio? Un'altra pedina di questa guerra senza fine! È sangue del mio sangue! Oh, sì! E preferisci gettare via la ragione pur di difendere i tuoi legami! Io sono come te! La mia gente potrà avere un domani, anche se questo significa che dovrò ucciderti. Forgiato da mille vittorie, ma non ne voglio un'altra. Fai ciò che devi, come me.
sia tardi! Morirò pur di non farti spazzare via! È l'unico modo! Ti avevo detto che avrei protetto i druidi dall'oscurità. Perché hai finto di capirmi? Non ho finto niente. Pensavo... Speravo che tu fossi migliore. Migliore di Eugen. Non paragonarmi a quel demonio! No? Guardati intorno. Hai messo in atto ciò che i Danu speravano tu facessi. Sei diventata il tramite per il loro piano. Lo sono sempre stata. Quando persi mia madre, divenni l'ultima. La sola a poter risvegliare Ilia Fall. Non credevo che avrei usato il mio dono stupidamente. E ora? Ora basta. Eogan, i figli di Danu esistono solo per acquisire il potere della pietra. E io sono la chiave per scatenarlo. Devi uccidermi. Fallo, Eivor. Se muoio, il potere di Tara morirà con me. E nient'altro al mondo potrà corrompere la mia gente. Torneranno quelli di un tempo. Concedimelo. Devo salvarli. Ti prego. Sarai anche la chiave del suo potere, ma la fonte è la pietra. Distruggila. Sai che non posso. I tuoi antenati sono spiriti nell'aldilà. Non se ne avranno a male per la pietra. A volte dobbiamo sacrificare ciò a cui più teniamo per proteggere i nostri cari. Scorda il passato. Pensa al futuro. Un giorno ci rivedremo. Addio. Kira. Abbasso la testa per il rimorso. Ti ho deluso. Ho deluso te e i veri druidi d'Irlanda. Per questo ti chiedo perdono. Parlerò con i re e cambierò la mia decisione affrettata. La terra che desideravi ora è una realtà. Spero sia così, Flann. Addio. Addio, Eivor. Dove andrai ora?